Benvenuto nella rubrica per l'ACT per iniziare la tua settimana in modo consapevole e significativo con la Mindfulness e l'ACT. Oggi voglio parlare di qualcosa che ci riguarda tutti, il tempo. Spesso ci lamentiamo perché sembra volare, perché non riusciamo a fare le cose che vorremmo, che ci sentiamo sopraffatti dalla velocità della vita moderna. E questo ci fa sentire frustrati, stressati e spesso ci impedisce di goderci veramente il momento presente. È una lamentela così comune che sembra proprio quasi una caratteristica della vita moderna. Ma cosa possiamo fare per invertire questa tendenza? Se ti dispiaci perché il tempo vola, ricorda che il pilota sei tu. Sì, hai capito bene. Sebbene il tempo possa sembrare un'entità che ci controlla, in realtà siamo noi che decidiamo come utilizzarlo. Il modo in cui percepiamo il tempo e lo gestiamo dipende da noi, perché sei tu che puoi scegliere a chi e cosa dedicare il tuo tempo, le tue energie e le tue azioni. Come abbiamo visto nella scorsa per l'ACT, anche il tempo che spendi a pensare e rimuginare è una tua scelta. Scegli se vuoi passare la tua vita con il pilota automatico, trascinato dagli eventi, dalle paure, di quello che ti può accadere, dispiacevole, o dal timore del giudizio degli altri. Oppure se vuoi prendere i comandi e le tue azioni ed essere consapevole di quello che fai, di quello che provi, ma soprattutto di quello che fai e dedicarti alle persone, alle cose, alle attività che sono importanti per te e agire come la persona che vuoi essere, in linea con i tuoi valori. Certo, a volte le condizioni atmosferiche sono difficili, voli fra le nuvole o in mezzo alle tempeste, ma ricordati che sei tu che puoi scegliere la tua direzione e andare verso la persona che vuoi essere, anche quando passi attraverso queste nuvole, queste tempeste. Quindi il mio invito per oggi e ogni giorno di questa settimana è quello di allenarti ad osservare se stai andando con il pilota automatico, trascinato da eventi, pensieri ed emozioni. Se è così, riporta la tua attenzione al momento presente, a quello che stai facendo, come lo stai facendo e soprattutto perché, e agisci per andare verso quello che conta per te, piuttosto che venire via dalla sofferenza e quello che non ti piace. Se vuoi approfondire questo argomento, c'è un video qui e lo trovi anche sotto in descrizione. Fai qualche esperimento e fammi sapere nei commenti. Ci vediamo lunedì prossimo per una prossima per l'ACT. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale e attivi le notifiche.